Ecco come ci svegliamo ogni mattina. Cristo, non sarà mica normale. E tu? Com'è andata questa mattina? Buongiorno, principessa! Oppure... Porca puttana galera, vacca, boia, che sonno. Se fossi un koala, dormiresti più di qualunque altro animale nel pianeta. 22 ore. Se fossi un bradipo, un armadillo, un opossum, poco meno. Se fossi un umano, almeno 8 ore. Ma tu non sei un umano. Sei un supereroe. E quindi te ne bastano 6 o 7, giusto? Well, no. Ogni mattina lo facciamo. E ci derubiamo dei nostri sogni. Che vuoi che sia una favola in meno? E un po' di iniezione di depressione, tristezza, perdita di speranza, suicidio e guida in stato di ebbrezza. Ma chi sono io? E perché mi interesso di questo? Non sono nessuno. Quindi grazie e arrivederci. Ho solo avuto la fortuna con il mio team di imbattermi sull'argomento grazie al progetto descritto in questo episodio. Ma loro fanno installazioni audiovisive, realtà virtuale, neuroscienze. Appunto. E a tal proposito, lo sapete che ognuno di noi ogni notte vive un'esperienza di realtà virtuale biologica? Eh sì, nella fase di Rapid Eye Movement, la fase REM, il corpo viene completamente paralizzato per evitare di compiere le stesse azioni che si stanno compiendo nel sogno. Nel mentre la mente crea una simulazione dell'esperienza percettiva esterna degna della Pixar. Anzi, tanto per aggiungere un po' di The Matrix a questa storia, è corretto dire che un'area del nostro cervello sembra essere più attiva di quando siamo svegli. L'amigdala. Eh sì, le emozioni nei sogni sono molto forti. Ma la fase REM è solo una delle quattro del ciclo del sonno. Preceduta dal sonno leggero, le onde alfa, i primi minuti di quando ci addormentiamo, e susseguita dal sonno profondo, quello ristorativo, con le onde delta. Questo ciclo si ripete più volte durante la notte. Ed è importante, per il bene della nostra salute, non interrompere questi cicli. Soprattutto la fase REM. Perché al di là di permettere a voi maschietti di immaginarvi chef Provetti a cena con lei, e a voi femminucce di conquistare il mondo, d'altronde i tempi sono cambiati, la fase REM è importante per l'integrità della coscienza e la salute mentale, per le funzioni fisiologiche, come per esempio mantenere il peso e la temperatura corporea, per consolidare le nuove informazioni nella memoria e per processare le emozioni. Nuove connessioni neuronali gratuite ogni notte, come la fibra direttamente a casa tua delle compagnie telefoniche. Ma questa arriva veramente. È risaputo che la fase REM si allunga quando c'è forte apprendimento durante il giorno. Se deprivati, ricadiamo più velocemente. Insomma, il corpo ne ha bisogno. Purtroppo, spesso invece viene influenzata negativamente da diversi fattori, come lo stress, le condizioni della stanza in cui dormiamo, come la temperatura o la luce, i comportamenti che assumiamo prima di dormire, droghe, alcol. E questo è molto pericoloso. Oltre ai problemi elencati prima, è dimostrato che aumenti il rischio di obesità, di problemi cardiaci, diabete, morte. Ma influisce anche nell'immediato. La mattina dopo si ha più probabilità di prendere decisioni rischiose in modo affrettato. Si è meno empatici, la soglia del dolore diminuisce e ti lamenti. Il problema è che nella nostra società i ritmi sono uguali a quelli del piede di tamburino quando si eccitava. Dormiamo in media circa un'ora in meno degli anni 40. Perché anni 40? Non lo so, chiedetelo agli scienziati. Il problema rimane. E come sappiamo, l'era delle lucette non aiuta. Troppi stimoli visivi e i nostri neurotrasmettitori, regolati dagli occhi, sbalinano iniettandoci melatonina un po' così, compressa pochissimo. Il sonno serve principalmente a recuperare energia, aiutare le cellule a rimettersi in sesto, a processare e capire le circostanze della giornata avuta. E noi, invece che fare questa cosa gratuitamente, compriamo le cremine, beviamo la sbobba e ci sfondiamo di caffeina. Geni, geni, geni. Dormirò quando sarò morto. Dormirai molto presto. Dormiamo circa un terzo della nostra vita. Un po' importante lo è. L'ipotesi della continuità sostiene che i sogni rispecchino la nostra vita da svegli. Nel 2003 è stato formulato anche un modello matematico per calcolare questa continuità, che si basa non solo sugli aspetti della memoria episodica e delle emozioni, ma anche sui tratti di personalità e del momento del sonno in cui comincia il sogno. In realtà non esiste solo una continuità tra la vita da svegli e i sogni, ma anche il contrario. Ci sono evidenze riguardanti l'impatto che i sogni hanno sull'umore dei giorni seguenti e anche sulle ispirazioni creative che derivano dal mondo dei sogni, in termini di stimoli artistici, impulsi a creare qualcosa di nuovo, l'aiuto a risolvere un problema. A quanto pare anche il pezzo Yesterday di Paul McCartney, la storia di Dr. Jekyll e Mr. Hyde e alcuni quadri di Dalí sono stati ispirati dai sogni. Quindi, se vuoi essere il prossimo Freddie Mercury, fila a letto. Subito, Nanna, vai a dormire!